regolare per la corretta emissione degli scontrini, ma purtroppo non per le dichiarazioni previste dalla legge. Nel mirino dei controlli della Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli, una società che gestisce 4 supermercati. Da una verifica i finanzieri hanno scoperto l'omessa dichiarazione di ricavi per circa 1.400.000 euro e di IVA per circa 200.000 euro. L'azienda sottoposta a controllo ha assunto quindi la veste di evasore totale. Oggi e domani gli avvocati leccesi incrociano le braccia, o almeno questa è l'indicazione che arriva dall'ordine. Come si legge nel verbale del Consiglio del 9 ottobre scorso, ad oggi permangono gravissimi problemi conseguenti all'accorpamento delle sezioni distaccate nella sede del capoluogo, con altrettanto gravi ripercussioni sui tempi e sull'effettività del servizio giustizia anche per i cittadini. Tanti sono i problemi che vengono affrontati ogni giorno dai legali, come del resto anche dagli operatori interni, sia nel settore penale che in quello civile. Una situazione al collasso è quella descritta dagli operatori della giustizia. In particolare domani, venerdì 18 ottobre, gli avvocati incontreranno il presidente della Corte d'Appello Mario Buffa per manifestare tutte le criticità. Assemblee, sit-in, proteste, tavoli istituzionali. L'avvertenza Billa all'ipermercato di San Cesario è caduta nel dimenticatoio. Eppure i 73 lavoratori che da più di un anno sono in mobilità non si arrendono e lottano da soli, contando esclusivamente sulle proprie forze. Dell'ipermercato ciò che rimane è solo un ricordo, purtroppo. Se qualche mese fa i dipendenti avevano al loro fianco le istituzioni e i sindacati, ora, dal racconto di uno dei tanti protagonisti della triste vicenda, pare che siano stati lasciati da soli. E soli ogni mattina organizzano presidi lì, in quel posto abbandonato divenuto la casa dei senza tetto, per mantenere accesi i riflettori sulla loro condizione. Per coloro che hanno meno di 40 anni e siamo circa la metà, spiega un lavoratore, la mobilità scadrà presto, a maggio, e poi? Circa un mese fa, a settembre, hanno nuovamente bussato alle porte della regione richiedendo attraverso il TUX un incontro alla vicepresidente Loredana Capone, poi l'attesa per la data di convocazione e il nulla. Vincere per poter alimentare sogni e speranze che sembravano impensabili fino a pochi giorni fa. E questo è l'obiettivo del nuovo Lecce di Mister Lerda, che domenica pomeriggio al Via del Mare cercherà il terzo risultato utile consecutivo contro il Gubbio di Mister Bucchi, che è appaiato ai giallorossi in classifica con soli 4 punti e fin qui non ha ancora ottenuto la prima vittoria. Ieri inoltre la compagine umbra è stata sconfitta in casa dal Grosseto ed oltre al danno della sconfitta ha subito la beffa dell'infortunio durante il riscaldamento dell'ex giallorosso Giuseppe Caccavallo, che è a forte rischio per il match di domenica. Sul fronte Lecce non saranno a disposizione Bellazzini, che starà fuori almeno un mese, e Miccoli. Ancora in dubbio la presenza di Bogliasino. Oggi allenamento mattutino al Via del Mare con Mister Lerda, che sembra orientato a proseguire sulla strada del 3-5-2 e quindi a schierare gli stessi 11 che hanno ottenuto la prima vittoria stagionale a Pagani.